persone innocenti, cosa Io faresti a queste persone? alle persone innocenti non farei niente, perché già c'è un mondo che fa del male. E queste persone innocenti che hanno subito il male, gli darei il bene. Alle persone che hanno fatto del male, a persone innocenti, a bambini innocenti, gli farei saltare la testa. No, ora, cos'è il bene? Il bene, allora, io mi ricordo una volta mio padre, forse c'era anche mia madre e qualcun altro, però mi ricordo che mi portò in un posto, lasciamo stare il posto, no? Però mi portò a vedere degli animali. E mi ricordo che tra questi animali c'era un elefante. Questo elefante enorme aveva sotto di lui l'elefantino. Ad un tratto questo elefante esce il suo membro, enorme, gigante, grande quanto l'elefantino, e bagna, fa i bisogni tutto sopra l'elefantino. E io ero sconvolto, no? Da bambino. Gli ho chiesto a mio padre: papà, ma che cos'è? Che cosa succede? Che cos'è questa cosa? Che cosa succede? Mio padre, forse perché non poteva dirmelo bene, non... niente, è l'elefantino che si sta facendo la doccia. Però io rimasi così pensieroso, ho detto, ma chi gli ha fatto? Chi è quell'altro che gli ha fatto la doccia? Questo per dire che cosa? Per dire che la memoria è la cosa più importante che abbiamo. La famosa memoria degli elefanti. Non è soltanto degli elefanti, forse io mi sono, da bambino mi sono legato molto a questo elefante, a questa cosa che ho visto. Perché da allora cominciai a pensare sempre, a capire, a distinguere chi era, se era, chi era quella persona lì, chi era, che cosa era successo veramente. Per quale motivo l'elefantino si stava facendo la doccia in quel modo? Era il padre dell'elefantino, era la madre dell'elefantino, era un'altra persona, un altro parente. Chi era quella persona che stava facendo la doccia all'elefantino? E allora la memoria è il bene, è quello che ci lega, il ricordo, come gli elefanti, che dice che hanno un'ottima memoria. Forse mi fu trasmesso questo valore della memoria proprio da quegli elefanti.